Camilla Emma, da Milano ad Ariano Irpino, che cosa vi spinge a praticare questo sport? È un mistero, è bellissimo, è divertente, è impegnativo, ci vogliono tanti sacrifici, tantissimi, però è davvero bello, quando hai una passione nasce da dentro e non puoi farne a meno, è bellissimo. Sì, per la prima volta ho visto questo sport 6 anni fa e da lì ogni giorno volevo prendere la racchetta in mano, il volano, sì. E da lì mi sono iscritta. Sì. Un'impressione su questa struttura, sulla città, Ariano Irpino, che vi ha ospitato? Allora, purtroppo non abbiamo potuto visitare tanto la città perché non abbiamo avuto molto tempo, dato che il torneo ci ha tenute occupate tutto il giorno, sia ieri che oggi. Però no, la città non è per niente male, siamo in un albergo bellissimo e noi pensavamo di essere ad Avellino, invece poi ci siamo trovate qui, ma comunque speriamo di avere l'occasione di visitarla di nuovo e poterla vedere meglio. Bella accoglienza, quindi. Sì, l'accoglienza. Molto, davvero molto bella. Sono stati tutti disponibili, tutti gentili, sì. Ci è piaciuto molto. Anche questa struttura, il palazzetto dello sport. Certo, tutto quanto. Sì, avendo un bel successo grazie all'amministrazione comunale, al sindaco Domenico Campacorta, tutta l'amministrazione, pure l'assessore Manganiello, che ci ha dato la possibilità di disputare questo torneo nazionale qua ad Ariano. Ci tenevo tanto perché Ariano è una bella realtà in tutto lo sport, perché questo palazzetto faranno anche le Universiadi, quindi ci tenevo tanto a fare questa manifestazione. Speriamo di farne altri in seguito, perché la struttura ha avuto veramente un bel riscontro da parte di tutte le società che sono venute. È stata un po' una novità per Ariano poi. Sì, è stata una novità veramente, perché pure molte, qua ci stanno oltre 22 società da tutta Italia, da Milano, dalla Sicilia, Sardegna, Marche, ci sta un po' di tutto. Eppure abbiamo per cercare di rilanciare pure il territorio, far capire pure alle società del nord che anche qua ci sta una realtà sia sportiva che come territorio. No, il torneo è molto bello, ci siamo trovati veramente bene, siamo stati ospitati come se fossimo a casa, quindi tutti i ragazzi sono felici, sono molto contenti del torneo. Adesso speriamo di vincere, e rimarrà comunque un ricordo molto positivo. Ci sono 24 squadre partecipanti, 150 atleti, vengono da 10 regioni, dal Trentino Alto Adige alla Lombardia, al Piemonte, alla Sicilia, alla Sardegna. È uno sport olimpico, abbiamo avuto la fortuna di ospitarli in questo weekend qui ad Ariano. Spero che siano rimasti soddisfatti, mi sembra di sì dai primi contatti che ho avuto. Bernardino Lochiatto, lei ha rappresentato l'Irpinia a Milano in questo sport. Sì, salve. Sì, ho partecipato a Milano e a Palla Badminton a Milano e per i ragazzi diversamente abili. Infatti grazie al professore Costantino Maiet, che è il mio allenatore, il professore che mi viene a allenare, continuiamo a allenarci per in vista degli altri avvenimenti che ci saranno a Roma, a Bari, ci saranno in Sardegna, in Sicilia. Il sogno è quello di partecipare all'Olimpiade 2020 per quanto riguarda, perché arriverà, arriverà come sport ufficiale delle Olimpiadi. E quindi il mio sogno è di partecipare alle Olimpiadi. È stata una bella esperienza. Sì, senza dubbio. Milano è stata una bellissima esperienza perché verrà da tutta la nazione, a livello nazionale. Da tanti ragazzi sulle sedie a rotelle che hanno la grinta di partecipare. E questo lo vorrei anche per i ragazzi diversamente abili di Grotta Minarda, di Ariano, di tutti i 29 comuni del consorzio sociale. Spero di formare, perché stiamo organizzando di fare qua al Palasport il Pala Badminton per ragazzi diversamente abili.